Siamo in località San Pietro in Tampis, nel comune di Fossombrone, siamo a ridosso dell'area demaniale delle Cesane. Alle nostre spalle c'è un campo coltivato dell'azienda di Mascioli Fausto. Siamo stati richiamati qui dal grido di allarme delle associazioni, ma anche dei coltivatori, per il problema dei cinghiali. Direttore, è un problema che sta assumendo delle dimensioni quasi catastrofiche, possiamo dire. Purtroppo è un problema che si ripete di anno in anno e anzi si va aggravando invece di risolversi o quantomeno attenuarsi. E diventa davvero insostenibile per gli agricoltori riuscire a svolgere onestamente, tranquillamente la propria attività con danni continui. E oltre il danno c'è anche questo stato d'animo, di tensione legittima, pienamente legittima da parte degli agricoltori, di vedere rovinato il frutto del proprio lavoro. Si lavora il terreno, si semina, si fanno tutte le operazioni colturali e poi si arriva la mattina nel campo e si trovano distrutti dai cinghiali, che ormai hanno raggiunto un numero assolutamente insostenibile per il territorio. Noi stiamo denunciando questa situazione con forza, con grandissima forza, ormai da anni. Occorre che l'istituzione, in primo luogo l'ente regione, si faccia carico effettivamente di questo tipo di problema, andando a porre in essere quelle che possono, che devono essere le soluzioni, le risposte da dare al mondo agricolo. Cosa si può fare per sanare in parte o riportare a una normale situazione questo contesto? Guardi, ora siamo in una fase emergenziale. In primo luogo quello che noi abbiamo chiesto alla regione è un piano di abbattimenti straordinario dei selvatici. Successivamente occorrerà poi che ci sia una gestione efficiente e quindi che negli anni a venire il numero dei selvatici sia sotto controllo. Fausto, alle spalle c'è un campo coltivato da poco, i danni dei cinghiali sono evidentissimi. Si vede, parla da solo. Sono 15 anni che andiamo avanti sempre così, i danni, gli animali aumentano sempre di più, io non so più cosa fare, alla mattina vengo su e trovo tutto distrutto. Non ci aiuta nessuno. È difficile lavorare in queste condizioni? È difficile, sì, ti va via la voglia di fare tutto, i prezzi sono quelli che sono in agricoltura, e tu così. I danni sono continui? Continui, aumentano da in anno, sempre così. E non fanno distinzione, qualsiasi cosa voi mettete giù, loro... Sì, non c'è niente da fare. E i danni dopo non ci risarciscono, ancora dobbiamo avere i soldi del 2015, e poi ci danno quelli che pensano loro, arriva il perito della TC, stima quello che vuole lui. E noi abbiamo le mani legate e non possiamo fare niente. E le aziende soffrono. Le aziende soffrono.